Wrestling Club. Beh, non ci potevano stare che assolutamente loro, 883 la dura legge del gol, per dare il benvenuto a Luca Russo di Under Training. Ciao Luca. Buonasera Fabio, buonasera a chi ne ascolto. Ciao Luca, intanto è bello ritrovarti a questi microfoni dopo un po' di tempo, anche tu fai parte della grande famiglia di Under Training, quindi questa sera hai ceduto il testimone di Roberto, cioè Roberto ti ha ceduto il testimone perché questa sera con te parleremo di calcio e di calcetto, quindi insomma uno sport assolutamente praticato in ogni forma e in ogni livello, ad ogni livello, per cui faremo anche in realtà una serie di puntate dedicate a questa roba perché l'argomento insomma è abbastanza ricco, però prima di tutto vorrei chiederti intanto di presentarti, perché tu sei diciamo abbastanza nuovo, anche se in realtà da questi microfoni sei già passato. È vero, sì, ci eravamo già sentiti un paio d'anni fa. Io sono un preparatore atletico, sono laureato in scienze motorie e lavoro da 7 anni con Roberto in Under Training. E siamo uno staff, un team di esperti, ognuno si occupa di un ambito e il mio è la preparazione atletica. Perfetto, allora con te vogliamo fare diciamo un racconto di quello che sono le tue indicazioni riferite a quello che è il calcio, il calcetto, insomma questo sport praticato anche a livello amatoriale da tantissimi uomini e donne. Lo divideremo ovviamente in 3 puntate perché comunque gli argomenti da trattare sono diversi. Questa sera partiamo dal riscaldamento, è corretto? Esatto, volevo parlare di questo aspetto che è sottovalutato, diciamo, sembra un aspetto banale ma in realtà è molto importante per la preparazione all'attività sportiva, sia sotto aspetto di prevenzione degli infortuni, sia come ottimizzazione della performance. Ok. E parto subito dicendo che eseguire un buon riscaldamento è importante per ridurre la possibilità di un infortunio muscolare, soprattutto negli sport che prevedono delle contrazioni muscolari veloci in cui è richiesta potenza ed esplosività, e questa sera parleremo appunto dell'ambito del calcetto, quindi il calcio, il calcetto, scatti, controscatti, cambi di direzione, tiri. Anche perché poi sicuramente ci sono condizioni diverse che cioè, se siamo un ragazzo giovane o siamo un over 50 probabilmente gli approcci sono un pochettino diversi. Esattamente, c'è da dire però che questi principi possono andare bene sia per un ragazzo giovane, per chi ha qualche anno sulle spalle e anche per altre discipline, perché se per esempio alla domenica riesco a fare un giretto in bici, non mi serve fare un grande riscaldamento, ma se gioco a calcetto non posso entrare in campo e subito calciare a freddo il pallone fortissimo in porta. Così come se non so, mi trovo a fare 2 tiri a basket con degli amici, non devo subito cercare di far vedere che riesco a toccare il ferro del canestro con un balzo esplosivo a freddo, certo. Cioè rischi di farsi male. Quindi tu cosa suggerisci? È importante riscaldarsi in maniera graduale. Quindi consigli di passare sempre da esercizi generali e quelli sempre più specifici, quindi si inizia in maniera blanda e generale e si termina invece in maniera più intensa e specifica. Per quello che riguarda il calcetto, diciamo proprio nella pratica, cosa posso consigliare questa sera? Sai la banalissima corsetta leggera che si fa all'inizio, molto sottovalutata? Sì. In realtà è molto importante perché ha una cascata di effetti positivi. Banalmente, quando dopo 2-3 minuti che stai correndo, la frequenza cardiaca si alza e questo porta aumenta il volume di sangue che viene trasportato ai muscoli e arriva sangue caldo, e questo permette di aumentare la temperatura muscolare e di conseguenza anche quella all'interno del nostro corpo, e questo fa sì che si riduca la viscosità muscolare, quindi le fibre che devono contrarsi nel muscolo riescono a scorrere meglio. Sì, si fa una sorta di lubrificazione insomma. Esatto, e questo ci aiuta a evitare stiramenti, strappi, perché le fibre sono già calde e scivolano meglio le une sulle altre. Un altro fattore che porta questa corsetta è che permette l'apertura dei capillari muscolari, quindi arriva più ossigeno nel muscolo e chiaramente arrivando più sangue ossigenato o più ossigeno, quindi più benzina per il mio muscolo, riesco a esprimere una performance migliore. Quindi è banale la corsetta, ma non è da sottovalutare. Sì, quando li vediamo fare diciamo, vedi, sta facendo una corsetta giusto per fare la scena, invece no, è una motivazione seria e importante. Esatto, sotto sotto c'è un qualcosa di serio. E passiamo poi un altro aspetto, sì. Finita la corsa, consiglio di eseguire degli esercizi di mobilità articolare.
quindi vado a preparare le articolazioni a dei movimenti sempre più specifici. Quindi nel caso del calcetto, abbiamo detto, posso eseguire delle rotazioni dell'anca, delle flessioni del ginocchio, quindi aumento, muovo le articolazioni, quelle maggiormente coinvolte nello sport, e l'obiettivo qual è? Che muovendo maggiormente queste articolazioni produco il liquido sinoviale, che è un lubrificante naturale che è presente nelle articolazioni, quindi questo mi permette di aumentare quello che nello specifico viene definito il ROM, che è il range of movement, quindi il grado di mobilità delle mie articolazioni. Ok, quindi insomma prima le preparo in modo tale che siano pronte a muoversi. Nel momento in cui riesco, insomma, le ho preparate per bene, loro si mobilitano e la loro mobilitazione permette una loro lubrificazione, quindi un supporto a quello che è la loro attività. Preciso, e questa cosa è collegata anche ai tendini, perché anche loro subiranno delle sollecitazioni importanti in partita, con gli scatti, i tiri, e quindi quando saranno richiesti dei movimenti ampi avrò sia le articolazioni, sia la muscolatura, sia i tendini già pronti a questi sforzi, e quindi è un'ulteriore prevenzione contro, abbiamo detto, gli stiramenti, gli strappi, le elongazioni, quindi una muscolatura calda e pronta alla performance. Perfetto, allora queste intanto sono le indicazioni di massima che possono andare bene per tutti e in realtà anche per diversi sport, perché una volta che vengono adattati alle articolazioni connesse vanno bene ovviamente anche quelle circostanze lì. Nelle prossime occasioni parleremo in modo un po' più specifico a livello proprio di età, cioè ci dedicheremo un po' di più a chi è un po' più anziano, insomma un po' più adulto, e invece magari una indicazione più precisa per chi è più giovane, giusto e corretto, esatto. Questo è il nostro timing. Ok Luca, allora intanto grazie, sei stato preciso, un degno sostituto di Roberto Pusinelli, ci diamo appuntamento settimana prossima. Benissimo, ci vediamo martedì prossimo, se nel frattempo volete approfondire qualche aspetto vi invito sul sito www.undertraining.ch, troverete degli articoli che ho scritto per approfondire quanto ci siamo detti finora. Molto bene, grazie Luca, alla settimana prossima. A voi, alla prossima. Grazie mille a Luca Russo di Undertraining, come suggerito da lui ovviamente il portale undertraining.ch per trovare anche articoli appunto scritti da Luca stesso legati a quello che sono le preparazioni atletiche per amatori, ma anche insomma per chi ovviamente lo fa di professione. Spin Club, le idee girano in radio su Radio Cantù.